No, vieni. Facciamo un effetto comparsa così dall'alto, vai. E cosa dire, siamo qua anche al freddo e al gelo a raccogliere firme per la raccolta differenziata. E li raccogliamo su questo banchetto, li raccolgono persone spontaneamente, siamo già a 400-500 firme, abbiamo tempo, contiamo, lo ribadisco, di portare migliaia di firme all'amministrazione comunale per pressare e per convincere che c'è una città che vuole la raccolta differenziata in centro storico e laddove è possibile, per avere meno costi, per un'integrità del territorio e per un'educazione civica che passa anche attraverso l'assolvimento di un bisogno primario come quello della raccolta differenziata e in genere di una città pulita e del decoro per tutti e per una qualità della vita più diciamo a livello di un'umanità che anche così può crescere in questa città. Quante firme raccolto? Avete raccolto? Credo siamo intorno alle 400-500, ma il tempo è dalla nostra parte, la risposta è positiva, non si fa assolutamente fatica sia per strada sia nelle tante occasioni in cui si incontra la gente a prendere le firme. Questa è una risposta a chi continua a far passare l'alibi che la città non è pronta. La città è pronta, vanno semplicemente attrezzate le aree per il conferimento volontario, va istituito un servizio preciso e puntuale e la gente risponderà. Allora, l'appello? L'appello è a esserci laddove ci siamo, a fare forte questa iniziativa che non ha colori e che soprattutto è veramente nel segno di una partecipazione civica di base e che vuole dire chiaramente che non è tollerabile il costo che ci portiamo tutti sul groppone di questa indifferenziata che va a finire al 95% in discarica e che costa oltre 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Quindi la città, quella che vuole impegnarsi e fare un patto con la politica, deve mobilitarsi e noi crediamo che questo stia accadendo e accadrà ancora. Saluti finali. Salute a tutti, al freddo e al gelo, davvero, perché stasera è veramente fredda la strada. Saluti, voi volete salutare? Che cosa vuoi? Ancora. Passiamo per aggressivo. Mangio il mattello. Quel mucchietto di spazzatura, in orari, non, cioè, questo per esempio l'amministrazione dei controlli, riferite ai controlli. Se ci fossero stati dei controlli non succedeva questo. Perché la spazzatura si butta fuori a questo orario il giorno prima. Bravo, oppure la mattina presto. La mattina presto è sempre presa in monnezza. Signori, buona serata. Ciao Michele, ti saluto.